nuovi che abbiamo stato tentando di avere proprio di indossare e creare i vestiti tratti dai propri personaggi preferiti di fumetti, di animazione e anche di videogiochi. In questi ultimi 10 anni è cresciuto tantissimo anche grazie alla creazione di una gara mondiale che coinvolge oggi 22 paesi che si tiene ogni anno in Giappone a Nagoya, il World Cosplay Summit, di cui Romex fa parte fin dalla nascita di questa manifestazione, e a ottobre si tiene la selezione ufficiale per i vincitori che l'anno prossimo rappresenteranno l'Italia. L'Italia ha vinto ben 3 volte il titolo mondiale del cosplay, ci siamo noi che in Brasile. Cosplay calcio in qualche modo. Oltre a questo, insomma, proprio l'anno scorso abbiamo vinto il campionato mondiale di cosplay, quest'anno pensate al secondo posto, premio speciale, e insomma quello che si vedrà è poi il cosplay più attivo nel mondo ed è veramente bello, perché ci sono tantissimi giovani che si dedicano poi a cucire, creare, utilizzare materiali particolari e interpretare poi selezione per me di cosplay di Londra, che è appunto una gara che si tiene nell'MCM di Londra, quindi abbiamo selezione in questo caso. La collaborazione che abbiamo annunciato in questi giorni di Robins con il Tokyo International Film Festival di questo fine ottobre, in cui saranno coinvolti cosplayer per tutto il mondo, anche Robins sarà lì, per un omaggio a Idea Kiano, che è il regista della serie Cult Evangelion e di tanti altri. Film e così via. Quindi insomma in qualche modo gli appuntamenti di Robins continuano anche fuori. E anche la creazione di un evento molto particolare, Robins è appunto annunciato in questi giorni una partnership con X-Play, che sta realizzando un progetto molto interessante e innovativo che coinvolgerà i cosplayer praticamente di tutto il mondo d'Europa, che sarà la prima crociera con MSC Crociere che si terrà ovviamente nel Mediterraneo a marzo, il 10 di marzo. È molto interessante perché sarà un vero e proprio evento viaggiante sul mare che riguarderà il cosplay, l'animazione, il gioco e in cui appunto i primi 3 classificati di Robins, il vincitore, il primo CS e il secondo e terzo classificato prenderanno parte. Ci sarà una convenzione per tutto il pubblico di Robins per poter appunto partecipare a questa crociera e in qualche modo il Mediterraneo sarà invaso dai cosplayer, perché poi quando la nave sbarcherà ad esempio a Barcellona ci saranno i cosplayer di Barcellona che ti fanno la sfilata e così via, quindi è veramente un progetto unico, devo dire, nel suo genere, che speriamo per crescere gli anni e coinvolgerà con cosplayer di tutto il mondo. Tra l'altro qui ci sono appunto anche proprio i responsabili di cosplay, si avete appunto maggiori curiosità anche riguardo a questo progetto, che devo dire a Robins è piaciuto molto, l'ha sposato. Per la cosplay avremo appunto la presenza di Zakura Fuku come premi speciali e questo diciamo un po' il mondo cosplay, mondo videogioco fortemente